Ha fatto tappa a Napoli il tour della UIL nazionale a sostegno della campagna Zero Morti sul Lavoro. A Piazza Mercato il track azzurro del sindacato che ha toccato dal 12 ottobre 27 città italiane. Nelle piazze con le persone per ridisegnare l'Italia è il titolo dell'iniziativa voluta dal sindacato per discutere appunto della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che oggi, giornata di chiusura della data napoletana, ha visto protagonista il leader nazionale della UIL per Paolo Bombardieri e il segretario generale della UIL Campania, Giovanni Sgambati. Abbiamo scelto questa piazza per dare continuità non solo alla lotta sulla sicurezza ed è l'essenza della nostra iniziativa, ma anche simbolicamente. Abbiamo scelto Piazza Mercato a Napoli sul migliore pensiero illuminista napoletano. Pensiamo soprattutto a Gaetano Filancieri, al diritto alla felicità, perché è quello che aspirano le lavoratrici e i lavoratori campani e italiani. Questo è il nostro modo di essere UIL, tra le persone, nelle piazze, sia sulla sicurezza sul lavoro, ma anche per sostenere le tante vertenze che abbiamo. Le proposte che noi abbiamo fatto sono le proposte che abbiamo fatto al governo, intanto di un utilizzo dei soldi che arriveranno dal PNRR coerenti con le situazioni che noi incontriamo. Noi abbiamo detto che il 40% delle risorse che erano destinate al mezzogiorno non bastavano, servono ancora di più, serve fare investimenti pubblici e stimolare gli investimenti privati. E poi è chiaro che delle manovre, della manovra finanziaria noi ci aspettiamo risposte sui giovani, un intervento sulle politiche attive del lavoro, sugli ammortizzatori sociali, una possibilità di redistribuire una parte delle tante risorse che arriveranno attraverso una riforma fiscale e un intervento sul welfare. Noi abbiamo bisogno di costruire un paese diverso.